Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo splendido CB degli anni 80, 77-102 Midland, del caro amico Antonino nella provincia di Roma, il quale mi scrive, vi sintetizzo qualcosa, non voglio far vedere insomma i dati. Allora, Midland 77-102 che vorrei regalare a mio figlio per avviarlo al mondo della radio con qualcosa che lo affascini e diverta. Ecco, benissimo. Signor Antonio, veramente magari che tutti la pensassero come lei, perché il mondo della radio è bello, è molto bello, vasto, si fanno amicizie, si chiacchiera, si fanno prove, insomma. E poi è la chat antica, che ci siamo un po' cresciuti tutti, altro che WhatsApp oggi. Comunque, a prescindere da tutto ciò, sintetizzo, devo montare un Roger Beep, fare un leggero allineamento perché io ho provato. I watt ci sono, ma la radio è leggermente fuori frequenza, un pochino, però è sempre buona averla in un determinato modo. La modulazione, ola, 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 oh, prova, 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 ola, ola, è quella originale, ci mancherebbe, tutto originale il CB. I suoi 5 watt, immodulato anche 6. Almeno sotto questo strumento, che magari può essere pure mezzo sballato, però voglio dire, ancora fa il suo lavoro. Quindi, che dire, mi attivo subito e faccio il lavoro richiesto. A dopo, davvero bene, non c'è un filo di polvere all'interno. Deduco pure che non sia stato mai aperto perché il serraggio delle viti era ancora, lo sentivo nel cacciavite, ancora era quello di fabbrica. Proprio perfetto, non c'è un filo di polvere, bellissimo. Complimenti, brilla ancora. Dai, al lavoro. Lavoro completato, il Roger Beep è chiuso qua nella guaina termorestringente. Purtroppo è un CB che non ha spazio, non ha spazio, è molto sottile e quindi il cablaggio di alcune modifiche è un po' penalizzato, però ce l'abbiamo fatta. Quindi lo chiudo e facciamo la prova. Eccolo qua, il piccolino degli anni 80 della famiglia Midland 77-102, prova finale. Allora, Roger Beep parla ascolto, miglioria sulla modulazione e allineamento in frequenza. Qualche prova, eccolo lì, ci siamo. Modulazione, ola, veramente eccezionale. Ola, tutto Roger, tutto positivo. Ola. I watt sono sempre i suoi, ma giustamente adesso il picco in modulazione si vede notevolmente in più. Tutto a posto, quindi veramente bello, è venuto bene, dai. Sto usando il microfono originale a corredo, quindi questo è il tutto per l'amico Antonino nella provincia di Roma. Che sia un buon inizio per suo figlio, con tanta bella strada nell'ambito radioamatoriale. Ciao a tutti, Rino Scorpione vi saluta.